Ah, questa poltrona con la vibrazione è piacevolissima. Non è una poltrona con la vibrazione, è solo piena di scarafaggi. Visto? Bello anno a lei! Buon anno a lei. In questo paese noi diciamo buon anno. Ringraziola per correggere il mio linguaggio molto schifoso. Io sono Nanga e Bogo, studente con borsa del grande Camerun. Ora di mangiare. Volere un poco di manzo affumicato? No, no, per favore. Io veredando. Le mie congratulazioni a Evan Backstorbido. Scusate, bastardo. Baxter, volevo dire. È bello vedere cosa fa una persona di grande talento quando grandi occasioni vengono date a lui invece che a me. Comunque sono qui con la mamma di Katherine Hepburn. Mammina, dimmi, perché hai gettato il diamante blu cuore dell'oceano oltre la ringhiera del Titanic? Ti sei sentita in colpa a lasciare affogare DiCaprio mentre tu galleggiavi sana e salva su quella bella porta? Non potevate fare turni? Oppure avevi troppa paura di congelarti quel bel culone grasso? No! Ma forse è così che va la vita, vero? Perché c'è chi è zuppo, congelato a morte su una stupida barca, con uno stupido cappello. E c'è chi invece se ne sta comodo in uno studio e si becca tutta la gloria. Vabbè, ma che sarà mai? Oh, guardate, il proprietario della Made of the Mist. Facciamo due chiacchiere con lui, va? Vieni qui, Bill. No, coraggio, solo due chiacchiere. Ma insomma, Bruce, che stai facendo? Bill, tu gestisci la Made of the Mist da 23 anni ormai. Dimmi, perché non mi hanno dato il posto di Anchorman? Senti, scusa, ma non voglio problemi, non voglio... Per i capelli, Bill? Ah, non hai i denti abbastanza bianchi? O forse come per le cascate? Il terrapieno che dovrebbe sostenere la mia vita si sta erodendo sotto di me a mia insaputa. Erodendo! Togli la linea, chiudi il collegamento. Ora lo faccio. Qui Bruce Nolan, Eyewitness News, a voi la linea. Pezzi di me!